Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Caulonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Caulonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Dal 1974 il Mulino Jeraci è al vostro servizio. Da oggi in una nuova veste rinnovata e più assortita. Da noi trovi tutti i tipi di farine per la ristorazione, forniture per pizzerie, esclusivista Mulino Bongiovanni ed inoltre tutto per gli allevatori, mangimi petrini per allevare in sicurezza, con pasti certificati ed ancora cereali, cibo per animali domestici, Pro Life, marchio di assoluta qualità. Giardinaggio, concimi, casalinghi, tutti i tipi di semenze. Mulino Jeraci, via Circonvallazione Nord, Siderno, dal 1974 al servizio della gente. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.
Siamo puntualissimi anche oggi, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, giovedì 12 di marzo, il coronavirus anche oggi in primo piano, crescono i contagi oltre 2000 in queste ultime 24 ore, chiusi i negozi locali in tutta Italia, in aumento purtroppo i contagi anche in Calabria, situazione veramente difficilissima, parleremo di questo e di tantissimo altro e soprattutto degli ultimi provvedimenti per quanto riguarda il Premier Conte, faremo il punto della situazione all'interno delle pagine regionali dove anche oggi le principali testate calabre si dedicano tanto spazio. Ma andiamo con ordine, le prime pagine, iniziamo con il quotidiano del Sud, c'è anche Daniele Rugani, giocatore della Juve, positivo. Intanto coronavirus in Italia cresce, vedete i casi di contagio, crescono i casi di contagio, 12.462 casi totali, 827 morti, 1.045 però i guariti, vedete chiusi i negozi e locali in tutta Italia, in aumento i casi anche in Calabria. Qui il Premier Conte ieri sera in conferenza stampa, i nuovi provvedimenti in vigore fino al 25 marzo annunciati ieri sera da Conte per contrastare la pandemia, commissario straordinario il calabrese Domenico Arcuri. Altri 5 casi intanto a Crotone, rischio di diffusione dei contagi nel Vibonese, salgono a 11 i positivi invece nel Regino, superati 30 contagi, la regione Calabria vara il piano di emergenza, 400 posti letto in terapia intensiva e nuove assunzioni. Algeri di Confcommercio, interventi per le imprese, un'industria crea task force, lavoratori SACAL in cassa integrazione. Qui vedete dunque, come dicevamo, il presidente del Consiglio Conte mentre annuncia alla nazione i nuovi provvedimenti restrittivi. Assenteisti, proseguiamo, altre notizie, assenteisti della Metro City, ci sono 22 indagati. L'operazione della finanza ha notificato l'avviso di chiusura indagine ai dipendenti coinvolti. Rientravano in ufficio dopo essersi assentati per diverse ore con le buste della spesa. A Catanzaro ho scoperto un giro di prostituzione, coinvolto anche un poliziotto, emesse 11 misure cautelari. Reggio Calabria 'Ndrangheta, respinto il ricorso di Alessandro Nicolò di Fratelli d'Italia. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud, il giornale che ritroveremo tra poco. Intanto è pandemia, vedete, coronavirus, l'OMS verbalizza la terribile evidenza. In Italia chiusi negozi, bar e ristoranti, dunque la terribile evidenza, dunque pandemia e altra stretta, l'essenziale garantito, lo ha dichiarato ieri sera il Premier Conte. Frenare i contagi, il governo ferma il paese, eccetto alimentari, farmacie, trasporti, edicole e servizi di pubblica utilità. Tra 2 settimane si valuteranno gli effetti. Intanto cresce la paura in Calabria, più posti letto e personale, sale a 31 intanto il bilancio dei casi positivi, vedete la situazione nella nostra regione non è delle migliori perché salgono dunque anche qui i casi di positività, sale a 31 infatti il bilancio dei contagiati da coronavirus in Calabria, la crescita dei contagi comincia a preoccupare seriamente, 6 casi in più a Reggio, 5 a Crotone e 2 a Cosenza in un solo giorno. Rugani positivo, Juventus e Inter vanno in isolamento, il difensore bianconero, eccolo in questa foto, Daniele Rugani positivo, in isolamento la Juventus e anche l'Inter che domenica scorsa ha giocato a Torino a porte chiuse, Rugani non in campo ma presente comunque in panchina. Emergenza sanitaria e il Regino Arcuri super commissario, vedete qui il Regino Arcuri in foto ad Invitalia, il nuovo commissario delegato per rafforzare la risposta delle strutture ospedaliere, scelto da Conte, avrà ampi poteri di deroga. Non ci sono altre notizie anche perché oggi i quotidiani calabresi dedicano grande spazio ai temi di questa pandemia del coronavirus, se ne occupa approfonditamente anche il nostro portale ieri fino a tarda notte, aggiornamenti continui per quanto riguarda il nostro sito e le nostre pagine Facebook. Vedete coronavirus, Conte, chiusi negozi, bar, pub e ristoranti, trasporti, cibo e farmaci saranno garantiti. Intanto aumentano i contagi in Calabria, lo dicevamo già prima, 32 i casi positivi già accertati, c'è stata una crescita in queste ultime ore, bollettino 19 contagiati, 1.342 in isolamento.
i rientri ufficiali dalle zone a rischio sono in tutto 4.200. In Calabria dunque salgono a 18 i positivi al coronavirus, 10 sono ricoverati, 2 pazienti guariti. In bacheca Bruno Bossio del Partito Democratico che appare in questa foto, coronavirus, sia il ministro, dice la Bossio, speranza di intesa con la regione a prendere in mano l'emergenza Calabria. E poi ancora boss Trimboli lascia Pavia e si rifugia a Platì, rischia denuncia. E ancora Andrangheta, Cassazione rigetta il ricorso del consigliere regionale Alessandro Nicolò, è stato arrestato a luglio nell'ambito dell'inchiesta Libro Nero. Per quanto riguarda gli altri fatti della giornata c'è la controcopertina con tutte le notizie più importanti, vedete Domenico Arcuri, calabrese di Melito Porto Salvo e il commissario straordinario per il Covid-19, la scelta di Conte e poi l'abbiamo detto del boss di Platì Trimboli. E ancora spostamenti consentiti ai donatori di sangue e per quanto riguarda ancora il Covid-19 la regione Calabria blocca barbieri, parrucchieri e centri estetici aperti, gli impianti invece per i rifiuti. Queste le decisioni di Iole Santelli per quanto riguarda naturalmente la regione Calabria. Proseguiamo, c'è l'ultima battuta e ancora vedete tutte le altre notizie che vengono riportate all'interno del nostro portale, nella nostra home page, l'economia crisi da coronavirus, note invece dell'associazione commercianti sidernesi. Ci fermiamo qui con quelle che erano le prime pagine, abbiamo anticipato tante notizie importanti che siamo pronti ad analizzare all'interno, lasciamo il nostro portale, il nostro sito www.telemia.it, tra poco ritorneremo sui quotidiani calabresi, inizia la prima parte della nostra rassegna stampa di oggi datata 12 marzo, faremo il punto naturalmente sull'emergenza coronavirus, adesso è pandemia, è ufficiale da ieri e soprattutto faremo il punto sulla situazione in Calabria che in queste ultime ore non è delle migliori, ma andiamo con ordine subito all'interno del quotidiano del Sud, pagine di primo piano, coronavirus come dicevamo le ultimissime, chiusi tutti nei negozi tranne alimentari e farmacie. Nuove misure dunque, stanziati 25 miliardi, deficit fino al 3,3%, arriva il sì unanime. E poi vedete il piano, ecco le misure previste dell'esecutivo, dai congedi ai voucher, dai mutui agli affitti, ai rafforzamenti sanitari. Qui il ministro Gualtieri in foto. Per quanto riguarda invece la pagina numero 3 sono 10.590 i malati, questo è il dato ufficiale, in 24 ore ci sono 2.076 in più, in Italia è registrata un'impennata di casi, il picco è veramente imprevedibile a questo punto. E poi lo dicevamo, calcio, la Juventus, Daniele Rugani, primo positivo della Serie A, primo giocatore di Serie A positivo al coronavirus, si tratta del difensore della Juventus, Daniele Rugani, 25 anni, originario di Lucca, lo ha comunicato nella serata di ieri la società bianconera in una nota sul proprio sito. E poi c'è la vicenda, è deceduto anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, Roberto Stella, il cordoglio del ministro Speranza e del sindaco di Busto Arsizio, eccolo qui Roberto Stella in questa foto. Buone notizie invece da Napoli, il farmaco per l'artrite funziona, miglioramenti dai trattamenti su 2 persone colpite da Covid-19, su questo farmaco se ne saprà di più già nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, speriamo che sia il farmaco che possa fermare, bloccare il coronavirus. Noi andiamo avanti, l'OMS pandemia, 118.000 casi in 114 paesi nel mondo, certificazioni, i paesi possono ancora cambiare il corso di questa emergenza, vedete aumentano le misure di sicurezza in tutto il mondo. E poi stop agli eventi sportivi, ipotesi gara secca, rinviate anche le gare che riguardavano l'Europa League e soprattutto anche la Champions League, adesso dopo la positività di Daniele Rugani. Proseguiamo, ci sono altre notizie per quanto riguarda
il quotidiano del sud, il caso a Napoli in fila per tampone, sputa contro i sanitari, è successo ieri in un ospedale nel napoletano. E poi il caso ingressi e visti limitati per gli italiani, Merkel, le frontiere siano aperte dopo che l'Austria vuole chiudere i valichi secondari in Carinzia. E poi la storia, quella che racconta Stefania Passarella da Bologna, anziani vi facciamo la spesa, nei condomini spuntano post sui Facebook dei gruppi ad hoc. E ancora per quanto riguarda il quotidiano del sud, ancora l'emergenza coronavirus a dominare, rivolta nelle carceri, Bonafede nel mirino, chieste le sue dimissioni. Vedete in questa foto il guardasigilli Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Il ministro minimizza su 6.000 detenuti pochi atti illegali. E poi educazione, la scuola diventa virtuale per garantire la continuità, da Telegram a videochiamate, addio banchi. E poi idee, a casa con i bimbi i consigli della psicologa, parlate del coronavirus. E ancora, industria chiude la FCA di Melfi, i sindacati una scelta opportuna. Per quanto riguarda le altre notizie, pagina numero 7, superati i 30 contagi, la regione ha varato il piano d'emergenza, ecco 400 posti letto in terapia intensiva e subintensiva e 770 assunzioni. Per quanto riguarda il profilo, l'approfondimento, vedete, riguarda il neocommissario sanitario Domenico Arcuri, che appare in questa foto di Milito Portosalvo. Il supercommissario è un uomo di Calabria, quello scelto dal premier Conte. Domenico Arcuri, nato a Melito, farà da ponte in questa emergenza sanitaria. Poi c'è la scheda, io resto a casa, domande e risposte, cosa si può fare e cosa no in questo momento veramente molto difficile che vive tutto il nostro paese. Rischio di diffusione invece del contagio nel territorio vibonese, cresce la paura e la preoccupazione in Calabria, soprattutto nel vibonese ma anche nel Regino. Il comune di Vibo, due nuovi casi a Piscopio, forte apprensione nella frazione e in quella anche di Longobardi. E poi c'è il punto, il paziente 1 della Calabria è ancora positivo, l'uomo di Alizzato a Cetraro ha effettuato nuovi test, positiva anche la moglie. Queste le ultimissime per quanto riguarda il 70enne di Alizzato di Cetraro, adesso è positiva anche la moglie. Il gesto degli imprenditori cinesi, donati all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza 400 camici e 15.000 guanti monouso, vedete i rappresentanti dell'associazione degli imprenditori cinesi in questa foto in Calabria. Proseguiamo, ci occupiamo adesso della notizia di pagina 9 che arriva da Reggio Calabria, il virus diventa pandemia e balzano a 11 i casi reggini, tra gli infetti si aggiungono 4 congiunti del contagiato di Gallico, vedete i controlli sui cittadini a Reggio Calabria. E a Crotone altri 5 casi, c'è pure un alto dirigente dell'ASPE, positivi anche due fratelli panettieri, un ingegnere e un uomo residente in Basilicata. A Lamezia Terme, troppi voli cancellati, scatta la cassa integrazione per i lavoratori sacca, le causa contrazione clientela, decisione per circa 400 lavoratori, conseguenza dovuta al virus Covid-19. Noi andiamo avanti, ci andiamo ad occupare di quelli che sono gli altri fatti della giornata. Pagina 10 c'è l'intervista che vi consiglio di leggere, serve intervenire subito per salvare le imprese, l'allarme di Algeri di Confcommercio, eccolo Klaus Algeri, presidente di Confcommercio Calabria, senza aiuti dice molte aziende non riapriranno. E poi ancora industria, un'industria crea una task force ma la presidente Santelli chiedono risorse aggiuntive anticrisi, Mazzuca, i nostri associati della sanità pronti a dare una mano, vedete qui Natale Mazzuca in foto. Per quanto riguarda le pagine regionali Calabria, cambiamo argomento per il momento, lasciamo il coronavirus che ritroveremo più tardi con gli aggiornamenti di Gazzetta, scoperto un giro di prostituzione a Catanzaro, la gang dedita pure a farsi permessi di soggiorno e matrimoni di comodo, 11 misure cautelari, coinvolto anche un poliziotto, finito subito agli arresti domiciliari, qui una prostituta in questa foto che arriva da Catanzaro. Il particolare, il ruolo dell'agente era quello di adascare i clienti. Continuiamo sempre con le pagine regionali Calabria, in questa prima parte edicola digitale, consulta giovanile pronta a partire, l'obiettivo è favorire interventi sul lavoro, formazione e cultura, incontro di delegazioni in vista della costituzione dell'organismo regionale, vedete i promotori dell'iniziativa in questa foto. Per quanto riguarda la consulta giovanile che a Catanzaro è pronta a partire, poi Reggio a Rimborsopoli ci sono due
due condanne, lo abbiamo detto ieri in un ampio servizio nel nostro TG. A Reggio Calabria, 'Ndrangheta, respinto il ricorso di Alessandro Nicolò, l'ex consigliere regionale rimane così in carcere. Da Sa, incendio devasta 4 appartamenti, paura ma niente danni fortunatamente alle persone. Coronavirus e lezioni e azioni amministrative a Reggio Calabria, lotta al virus su più parallele, il sindaco chiede misure urgenti al governo, situazione difficile nella città dello Stretto, c'è anche il problema dei rifiuti, attivato il centro operativo comunale per anziani e disabili, si cercano fondi anche per la VR, vedete i controlli delle forze dell'ordine ieri a Reggio Calabria. E poi funzioni online domenica in streaming, l'affidamento dei regini alla Madonna della Consolazione, la patrona della città di Reggio Calabria, la Vergine Santa. E poi la riflessione, il Covid-19 dentro il sistema sanitario più debole del paese, ecco perché bisogna fare presto, l'ex direttore generale dell'ASPI di Vibo a dirlo, Ruben Curia. L'appello dell'ANPI, la Calabria abbia le stesse chance delle altre regioni, al ministro Speranza l'appello. E noi proseguiamo, lasciamo la pagina di Reggio, ci occupiamo subito di territorio per parlare di provincia. Emergenza coronavirus a Bova, solidarietà più forte delle Fake News. In campo il Comitato Attività Economiche Bovesi, servizio a domicilio di generi di prima necessità su prenotazioni telefoniche. Avete qui una panoramica, una veduta dall'alto di Bova Marina. E poi a Brancaleone ci siamo scoperti fragili, costretti a un'essenzialità di vita, sfruttiamola bene. Vedete qui Don Ivan Jacopino. A Villa San Giovanni, contratti di locazione a canone agevolato, firmato l'accordo territoriale, cosa cambia? Intesa tra sindacati e associazioni di categoria, il comune intervenga con ulteriori agevolazioni. Adesso ci occupiamo di Locride, c'è una sola pagina, l'emergenza coronavirus, troppe persone in giro a casa, accorato appello l'ennesimo del sindaco di Locri Giovanni Calabresi ai cittadini, contromisure per arginare il contagio e vademecum anche a Siderno e Bovalino, vedete una veduta aerea di Locri. A Monasterace c'è la proposta invece di Taverniti, intervenga l'esercito, la diocesi, le celebrazioni liturgiche sono sospese e la messa del vescovo va in diretta TV anche sulla nostra emittente da oggi alle 9.30, ogni mattina le riprese dalla cappella per quanto riguarda la Santa Messa che sarà celebrata dal vescovo della diocesi, Monsignor Francesco Oliva. Ospedale di Locri, il comitato civico chiede interventi urgenti per la struttura di Via Verga, dopo il caso sospetto di Covid-19 e la raccolta fondi l'SOS per contrastare l'infezione. Lasciamo la pagina della Locride, ne apriamo un'altra, quella della Piana, vedete? Poca gente in giro, tensione alta, Covid-19, il comune di Polissena stanzia i soldi per l'acquisto di un respiratore, cittadini in gran parte a casa, si raccolgono fondi per il Santa Maria degli Ungheresi e l'ospedale di Polissena. Qui la disinfestazione delle strade a Polissena, voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Tripodi. A Taurianova, notizia di centropagina, si parla del centro dialisi, il comitato avverte, c'è mancanza di materiale tecnico, il presidente Mercuri manifesta grande preoccupazione. Pazienti dal nord subito posti in dialisi. Cittanova, con tanto di veduta panoramica, le associazioni in coro si rivolgono ai residenti, modificare le abitudini ed essere responsabili. Appello alla popolazione a restare unita, a seguire i dettami anticontagio. Per quanto riguarda ancora il coronavirus, la pagina di Vibo, i commercianti chiudono bottega. Già ieri avevano anticipato le nuove disposizioni del governo Conte. Il sindacato degli infermieri lancia l'allarme, elevato il rischio collasso. E ancora la storia, la denuncia del padre, l'ex moglie gli nega di vedere i figli, ha il coronavirus e poi scattano le prime denunce nel vibonese, una al presidente del consiglio, anche del piccolo centro di Fabrizia. Nelle serre vibonesi. Il corso fantasma, negozi chiusi, vedete come si presentava ieri Vibo Valencia, ieri c'era il deserto, andiamo a dare un'occhiata, questa foto riportata, vedete, dal quotidiano del sud, questo è come si presentava ieri il corso Vittorio Emanuele, i commercianti hanno deciso di chiudere tutti i negozi anticipando naturalmente il Premier Conte e le sue decisioni, i commercianti del centro gettano la spugna, in una mattina l'incasso è stato di 0 euro. Il calcio, Daniele Rugani è positivo, lo dicevamo, e adesso si parla di possibili playoff scudetto, vediamo se salta tutto, playoff scudetto. E per quanto riguarda la Champions League, Atalanta nell'Olimpo del
del calcio europeo dopo la bella vittoria contro il Valencia. Le calabresi, campionato fermo, Toscano, l'allenatore della Regina, c'è grande incertezza, il tecnico cosa succederà? La norma non è precisa, difficile capirlo, dice l'allenatore Amaranto. Catanzaro si pensa ai recuperi, se riprenderà il campionato. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, abbiamo completato con la prima testata calabrese, possiamo tranquillamente lasciare il quotidiano per occuparci tra pochissimo di Gazzetta del Sud. Vediamo se nel nostro portale sono aggiornamenti, non ce ne sono, per cui possiamo tranquillamente abbandonare anche il nostro portale per quanto riguarda i possibili aggiornamenti soprattutto sul coronavirus. Seconda parte della nostra rassegna stampa, che ricordiamo a beneficio di chi si è messo in visione solo adesso, va in onda rigorosamente in diretta con quelli che sono i fatti più importanti della giornata. Grande spazio stiamo dedicando anche oggi al coronavirus in Italia, ormai è pandemia, e vediamo le ultimissime per quanto riguarda Gazzetta pagina 2. E pandemia, chiudono anche negozi e bar, ulteriore stretta nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità proclama l'emergenza planetaria. Restano aperti solo generi alimentari, farmacie, trasporti, edicole e servizi essenziali. Il governo stanzia 25 miliardi e lancia il super pacchetto di aiuti a famiglie e imprese. Vedete qui, l'Italia ce la farà, lo ha detto ancora il Premier Conte, sicuro che il Paese possa uscire da questa fase critica. Anche Angela Merkel scende in campo e garantisce flessibilità. Paolo Gentiloni lavora a una task force europea. Congedi ai genitori, stop, intanto a tasse e mutui. Il regino Domenico Arcuri, commissario con ampi poteri, la scelta del Premier Conte in questa fase critica. Il Premier lavorerà per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere e potrà impiantare stabilimenti per produrre attrezzature. 56 anni, dal 2017 al vertice di Invitalia, agenzia nazionale controllata dal MEF. Voto surreale invece ieri in Parlamento. Proseguiamo sempre con Gazzetta del Sud, il tema è sempre il coronavirus in Italia, 2000 malati in più nelle ultime 24 ore, lo abbiamo detto, in queste ultime 24 ore è cresciuto il numero dei malati, dei contagi, ma anche dei decessi. La curva di crescita dell'epidemia non si è ancora fermata e purtroppo aumenta il numero delle vittime, 827, un numero purtroppo che è destinato ancora ad aumentare. In Lombardia situazione sempre molto critica, Sud in ansia per l'esodo dei giorni scorsi, gli effetti delle misure restrittive si vedranno solo a partire dalla prossima settimana, quando il picco potrebbe essere presente, si parla dunque del massimo del picco la settimana prossima. E ancora Cassa Depositi e Prestiti, il sostegno all'imprenditoria sale da 1 a 7 miliardi, tutti in fila fuori dai supermercati ieri, consegne a domicilio, boom anche di ordini online. Intanto c'è l'allarme di Gallera, il momento del crash non è lontano, gli ospedali non possono reggere all'infinito. E poi Wuhan verso la normalità, la Cina vede la fine del tunnel, mentre in Europa si contano oltre 20.000 contagiati e negli USA cresce la preoccupazione con scuole chiuse. L'OMS invita i paesi comunque ad agire. Proseguiamo velocemente quelli che sono gli altri fatti della giornata, ancora per quanto riguarda soprattutto il coronavirus, sempre all'interno delle pagine di Gazzetta. In prima linea i nuovi eroi delle corsie. Gli operatori sanitari si ritrovano a fronteggiare l'emergenza spesso senza adeguati dispositivi di protezione. A Napoli un uomo in attesa del tampone ha sputato al medico e all'infermiere, come sparargli. Il presidente dell'Ordine di Varese, terzo deceduto tra i camici bianchi al lavoro, i dottori ragazzini. Vedete, a contatto con il virus e con le fragilità dei pazienti, l'appello lanciato dai medici e dagli infermieri dell'ospedale Caldarelli di Napoli. Efficace farmaco contro l'artrite, lo dicevamo prima, se ne saprà di più nelle prossime ore. Poi ci sono terapie intensive, il Sud è rimasto all'osso, i tagli degli ultimi anni pongono la necessità di ricostruire il sistema, i piani di rientro non hanno tenuto conto della salute dei cittadini. E poi dalla solidarietà lezioni di sopravvivenza, dalla spesa agli anziani alla consegna dei medicinali a domicilio, artisti, atleti, partite e movimenti avviano corsa alla donazione. Vedete l'altra faccia dell'Italia, tanti offrono tempo, denaro e servizi a chi ha necessariamente bisogno. Tir fermi invece sull'auto Brennero, la coda raggiunge gli 80 km, i controlli dell'Austria alla frontiera. Noi andiamo avanti ancora con pagina
45, in osservanza del decreto antivirus, 106 denunce nella regione. A Vibo una donna rifiuta di far vedere i bambini al padre sanissimo accusandolo di essere ammalato. Intensificati i controlli in Calabria per evitare il diffondersi del virus. Vedete, nel vibonese, giornata caratterizzata anche da una situazione difficile per tre ex coniugi. E ancora, un'industria invoca interventi speciali per imprese e aziende. All'appello del presidente Mazzuca, sollecitati il governo e la giunta regionale, la Calabria è in crisi. Gli industriali mettono al servizio dell'esecutivo Santelli le migliori professionalità per creare una task force. Vedete qui il presidente di un'industria, Natale Mazzuca. E intanto, vedete, a Reggio Calabria e provincia, situazione difficile, sale a 31 il bilancio dei contagiati, parte l'assunzione del personale. Tamponi positivi in aumento, 6 nuovi casi a Reggio, 5 a Crotone, 2 a Cosenza. Al via il piano di emergenza della regione, 400 posti letto in più, e da oggi verranno reclutate 770 unità tra medici, infermieri e OS. Le strutture sanitarie saranno allestite anche in immobili dell'esercito e dell'agenzia dei beni confiscati. Rifiuti, restano aperti tutti gli impianti, lo ha detto a chiare lettere il presidente della regione Calabria, Iole Santelli. Ancora, per quanto riguarda le altre notizie sempre relative al coronavirus, il pronto soccorso è sotto controllo, ma evitare accessi non in sicurezza. Tutti i reparti dell'ospedale sono mobilitati. Costantino, seguire le regole con scrupolo. E ancora, vedete qui davanti alla tenda per il triage, Antonio Fava, Maria Finti, Tiziana Cuzzola e Paolo Costantino. Questa è la tenda che è stata predisposta. L'ospedale di Reggio Calabria. Zimbalatti, la mia battaglia più dura, pagina 7. Il direttore del Dipartimento di Agraria racconta la sua vittoria contro il Covid-19. Mi hanno aiutato molto la mia cultura sportiva e il rifiuto di accettare la sconfitta. La pallavolo mi ha insegnato il sacrificio quotidiano per raggiungere l'obiettivo. Peppe Zimbalatti, 59 anni, direttore del Dipartimento di Agraria dell'UNIRC. C'è un'importante intervista che vi consiglio comunque di leggere, l'ha realizzata per Gazzetta del Sud di Piero Gaeta. Preghiere e rosario ogni giorno online. Intanto i bar erano deserti, da oggi saranno chiusi. La nuova tappa del nostro viaggio nel già fragile sistema economico cittadino. Poche persone si avvistano per le strade e sempre di più con le mascherine. E poi il provvedimento sul territorio comunale, sospesi i mercati rionali. Il comune ferma le attività per evitare contagi attraverso gli assembramenti. Ancora con Gazzetta, in questa parte finale di Edicola Digitale di oggi, gli altri fatti della giornata, le pagine regionali Calabria che tra poco ci proietteranno anche quelle che sono le notizie del comprensorio. Lasciamo il coronavirus, gli altri fatti, ci occupiamo subito adesso dei fatti calabresi, di politica, anche di cronaca. Andrine e politica, rigettato il ricorso dell'ex consigliere Alessandro Nicolò. Qui l'ex consigliere lascia la questura di Reggio, era lo scorso 31 luglio, accompagnato da due agenti di polizia. Sospeso da Fratelli d'Italia, il politico regina è coinvolto nell'inchiesta antimafia sulla Cosca Libri. L'arresto risale a luglio e adesso arriva la conferma della Corte di Cassazione. La Commissione Unione Europea rimanda la Calabria sull'erosione costiera, ritardi sull'utilizzo del Fonds de Port. La risposta di Bruxelles a un'interrogazione della parlamentare Ferrari. Poi giunta regionale, ancora incompleta. I sindacati necessari alla piena operatività della regione. La governatrice Santelli frenata dalle divergenze con i partiti della coalizione. Maggiori distanze con la Lega che rivendica almeno due assessorati. Incertezza sul nome del Presidente del Consiglio, l'UDC. Cosentina propone Graziano. Intanto Bevacqua, che è il nuovo capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ora si faccia presto, dice dunque il capogruppo Mimmo Bevacqua. Confartigianato si schiera a fianco delle imprese, preoccupa lo stallo economico. Il presidente Mastragano, il fragile tessuto, dice, economico è messo adesso a dura prova.
Continuiamo con le pagine regionali, la pagina di Reggio, vedete qui il corso Garibaldi, ieri nell'ora di punta, intorno alle 11, anche nel tardo pomeriggio, come si presentava, completamente vuoto. Sospeso intanto il pagamento dei tributi comunali, ma Palazzo San Giorgio rischia il collasso. Nell'area tra le più povere d'Italia i rischi per il futuro sono altissimi, aumentano infatti le attività commerciali che decidono di chiudere, vista la scarsa affluenza. Vedete qui il sindaco della città di Reggio, Giuseppe Falcomatà, ha chiesto misure specifiche finalizzate al sostegno del settore imprenditoriale che è già in ginocchio. Raccolti oltre 60.000 euro per l'ospedale metropolitano, via libera dopo l'incontro tra la direzione del GOM e i promotori dell'iniziativa. La rete solidarizza con medici e infermieri impegnati a garantire le cure e a seguire i tamponi. Invece acqua, nuovi problemi in diverse zone cittadine di Reggio Calabria. ASP finalmente assunti 13 operatori sanitari. Arriva una buona notizia per l'ASP di Reggio. Oggi la firma dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dopo una telenovela durata mesi. Dovevano prendere servizi a settembre scorso, ma poi tutto l'iter si era arenato. Incubo finito dunque. Le proteste dei mesi scorsi degli operatori sociosanitari oggi saranno assunti. Psichiatria nelle paludi, ma serve la sanificazione. L'appello del COLAP, ferme le procedure di accreditamento e anche i pagamenti. Lasciamo le notizie che arrivano da Reggio, ci andiamo ad occupare subito di altre news, quelli che arrivano dalla Tirrenica. Vediamo subito i temi della Piana. 15 anni da libera per la cooperativa Valle del Marro, coltiva numerosi terreni confiscati a Polistena e nella Piana. Valle del Marro, Libera Terra, uno dei campi estivi di Libera Polistena. Minacce e atti vandalici non fermano i soci della cooperativa che vogliono andare avanti. E poi vedete le notizie in brevi, Gioia Tauro coronavirus, i sindacati al tavolo in commissariato. E ancora Palmi, ritiro medicinali per aiutare gli anziani direttamente a casa a domicilio. A San Roberto, piccolo centro del Regino, progetto mai soli a casa della protezione civile. A Rosarno, premio Calabria America alla Russo, dirigente dell'istituto Piria di Rosarno. Vedete qui il premio Calabria America con la Russo insieme a Tortolella e Abate. Il riconoscimento è andato anche a Marcello Cardona e Francesco Vaia. Rizziconi, la frazione Idrosi, un gioiello ma lasciato nell'abbandono. Gioia Tauro ha chiarato i Provider Salt, il sito di Palazzo Sant'Ippolito, quello è del comune di Palmi. Scuole e società sportive, interfaccia del comune, le linee guida del DUP 2020-2022, interventi e sinergie per promuovere iniziative e creare spazi aggregativi. C'è una notizia che riguarda il codice rosso, ve la diamo qui nella pagina un attimo di Reggio, riguarda soprattutto, vediamo se ritroviamo questa notizia nella pagina di Reggio, eccola, dicevamo codice rosso, 24 denunce e 7 arresti in soli 2 mesi, decine di casi di violenza di genere, vittime soprattutto donne e anziani. I carabinieri, impegno quotidiano, dicono, per fronteggiare il fenomeno, il protocollo della procura. 29 anni a un giovane che ha coltellato la moglie, 2 mesi è l'arco temporale analizzato da parte dell'arma. E per quanto riguarda i temi della Tirrenica, andiamo a completare con le notizie che riguardano adesso il coronavirus in provincia. Oggi la pulizia straordinaria negli spazi comuni della Tendopoli. Ci spostiamo a San Ferdinando, sempre nella Piana, l'allarme sulle condizioni igienico-sanitarie delle associazioni che si occupano di migranti. In caso di positività la propagazione avverrebbe in modo rapido e difficilmente controllabile. Vedete la Tendopoli di San Ferdinando, c'è una situazione veramente difficilissima. Oggi al via la pulizia straordinaria, in particolare delle zone comuni. Sospeso dal sindacato il mercato invece del giovedì a San Ferdinando. A Gioia Tauro la proposta di Anastasi, nuovo consigliere regionale, ormeggiare la Cavour, l'ammiraglia della Marina, potrebbe essere una sorta di ospedale galleggiante. Montebello reagisce con un arcobaleno, invece vedete a Villa San Giovanni si lavora per mettere in rete le iniziative di volontariato. A Taurianova il centro dialisi non è in grado di proteggere sanitari e pazienti, Scarfò propone di utilizzare i giovani del servizio civile per assistere gli anziani. A Polistena l'aula stanzia 11.500 euro per il primo respiratore.
Assumere velocemente personale. Locri, appello del comitato Difendiamo l'ospedale di Locri. Se fosse stata realizzata la cassa della salute prevista a Sederno, la situazione nella Locride si sarebbe affrontata con più tranquillità. Qui vedete l'ex ospedale di Sederno chiuso da diversi anni, adesso cassa della salute. Il presidio sanitario doveva essere riconvertito, ricordiamo, in cassa della salute. Melito, virale la campagna per il Tiberio Evoli, l'ospedale melitese. A Locri intanto deciso l'avvio di una raccolta fondi per contribuire all'acquisto di presidi necessari all'emergenza di ieri sera. I collegamenti in diretta per la puntata che è stata seguita ancora una volta da migliaia di persone, quella che riguardato il coronavirus anche nella Locride, l'emergenza e tutte le ultimissime. Ieri sera questa puntata in prima serata con il nostro editore Giuseppe Mazzaferri e con tantissimi ospiti. Prevenzione: dal Bergamotto arriva un valido aiuto, e questo è il punto di domanda. L'oro verde terapeutico è al centro di un progetto della farmacista di Gerace Giuseppina Longo. E intanto Locri, messa mattutina via cavo, sarà in diretta anche sulla nostra emittente dalle 9:30 in poi. La chiusura la dedichiamo ancora alla Ionica, lasciando le pagine della provincia. Diamo subito l'ultima pagina a nostra disposizione. Siderno, rifiuti, Slike Obas e proclama l'agitazione. E poi a Melito, siti istituzionali bloccati da un attacco hacker. Vedete hacker interessati 9 comuni dell'area grecana, che il disservizio dovrebbe avere le ore contate. Sono inaccessibili da diversi giorni i siti istituzionali dei comuni dell'area grecanica per questo attacco hacker. E poi ancora, attivato il centro operativo comunale a Motta San Giovanni. I volontari della Procliv Garibaldina aiuteranno anziani e disabili. Qui la sede operativa. Siderno, Rispoli ai domiciliari, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il 67enne è stato condannato a 5 anni di reclusione, dei quali 2 già scontati. Vedete, Antonio Rispoli era in stato di detenzione dall'aprile 2018. Questo per quanto riguarda la giudiziaria. A Bovalino, il bene dei tuoi cari viene prima di tutto. Angela Varello, neononna separata dai congiunti in Francia. Eccola, felice ma lontana, Emanuela e Stevene con la piccola Angelina. A Palizzi, affidato il servizio di supporto tecnico per le procedure degli stipendi dei comunali. L'appalto in forma diretta se l'ha giudicato la società Solutive SRL. La chiusura dedicata allo sport, lo abbiamo detto, Daniele Rugani è positivo, il difensore della Juventus, è risultato positivo al coronavirus. Giusto la pagina di apertura, perché c'è il rinvio per Inter e Roma. Rugani positivo, come dicevamo, il difensore ha il coronavirus, ma è asintomatico, e questa è la notizia che è arrivata in queste ultime ore. Juventus e Inter sono adesso in isolamento. Bene, ci fermiamo qui. Anche oggi abbiamo dedicato grande spazio al coronavirus, che sta dilagando purtroppo nel nostro paese. Stanno crescendo i morti e i contagiati. Tutti gli approfondimenti alle ore 13:30, aggiornamenti continui anche sul nostro portale www.telemia.it e sulle nostre pagine Facebook. Vi ringraziamo perché ci avete seguito e avete scelto per l'informazione in tempo reale ancora una volta la nostra emittente. Vi auguriamo una serena e felice giornata. Arrivederci. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Rupes, l'amaro digestivo italiano dal sapore intenso e raffinato, ottenuto dall'infusione di erbe e radici aromatiche. Rupes, piacere quotidiano.
pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa.